Sagge perduto sua mia fantasy. Hanno bussato? Hanno bussato? E perché non sei andata ad aprire? Perché io non sono la vostra serva. E poi, dal modo di come hanno bussato, ho capito che c'è gente che cerca di voi. Noi non aspettiamo nessuno, perciò ad aprire la porta noi non ci andiamo. Eh no, cara Concetta, io capisco che è cosa difficile per due famiglie vivere insieme in un sontuoso appartamento. E che voi, cara signore, avete tutto il diritto di litigare. Ma la porta bisogna aprire, e la mondo mi serve. Potrebbe anche essere una fortuna che viene a bussare a casa nostra. Se trovo la porta chiusa, quella s'arrabbia se ne va. Ma ci vado io, va bene? Ci vado io. Grazie a quello scemo di mio marito che si è fissato con la fortuna, ma se aspetti che vado io ad aprire, stai fresca. Pasqualino? Ehi, qui! Chi era la porta? Nessuno, Pasqualino, ma allora mi hai sentito bussare. E beh, e con questo? Siete voi altri del basso fondo che dovete andare ad aprire, no? Quando bussano ho detto che io non apro. Ma lì questa storia non aprire la porta deve finire, perché la gente prima bussa e poi se ne va, Ma dimmi un po', Pasquale, non pretenderesti mica che la gente prima se ne vada e poi bussa? È ovvio, no? Lo so, ma potrebbe anche essere qualche cliente, no? Qualcuno che cerca lei per farsi scrivere una lettera, o che cerca me per farsi fare una fotografia. Non si sa mai. Pasquale mio, si sa a noi. Non ci cerca nessuno, neanche il maresciallo di carabinieri, te lo dico io. Lo so. Purtroppo i nostri mestieri sono in ribasso, la gente ha imparato a scrivere, e chi vuoi che venga a farsi scrivere una lettera? Ma le fotografie? Le fotografie, peggio che andare di notte, Pasquale, fotografie la gente se le va a far fare dai veri fotografi. Bisognerebbe cambiare mestiere. Io sono nato per fare fotografi. E quello è stato il cuoio tu, Pasquale, tu non dovevi nascere. Scusami se sono nato, Pupi, ma tu stai mangiando? Papà, io ando appetito. Figlia mia bella, ma in una casa povera come la nostra ti permetti il lusso di svegliarti con l'appetito? Pasqua, quella non è che si è svegliata con l'appetito, si è addormentata ieri sera con l'appetito. Lo so, ma non deve mangiare così a tradimento, no? Senza offrire un pezzettino al genitore. Papà, sta mangiando un pezzetto di cipolla. Cipolla? Una ragazza come te mangia di questa roba? Tu dovresti mangiare petali di rose, metti qua cipolla. Questa roba da facchini e da fotografi. Ma come? Qua già è finita l'acqua, non si fa in tempo ad andarla a prendere che finisce. È inutile che guardi me, io non mi lavo. E io invece qualche volta mi lavo, perché sono un uomo di lettere, una persona pulita. Gli sporcaccioni non li digerisco. E a proposito di digerire, prima di andartene lasciami qualche cosa di soldi e devo andare a fare la spesa. È giusto, è più che giusto. E difatti, come vedi, sto per uscire, per andare a lavorare, guadagnare qualche soldino, tornare a casa e comprare quello che occorre. Già, come se non ti conoscessi, che appena guadagni un soldo, te vai a mangiare con le donne. Io? Pasqua, io vado a mangiare soldi con le donne. Sì, ciò accadeva, ma tanti anni fa. Vuoi farmi capire che sono tanti anni che non guardi più una donna? Ma no, no, Lisella mia, per carità. Qui viviamo sugli equivoci. Io volevo dire che sono tanti anni che non mi faccio una bella pranzata. E va bene, ma se ti trovo a parlare un'altra volta con quella piemontese. Piemontese? Pasqua, sono stato mai in Piemonte io. Vai! Mi sono mosso mai da Napoli. Vai! E lui lo sa. E io sto parlando della modista del piano di sotto. La modista del piano di sotto? Pasqua, sotto a noi c'è una donna. Vai. Ma che donna, lui sei? Va bene, ma non fai il casco morto. Lui sei? Io se casco morto dalla fame, e lui lo sa. Tutto so io, va bene, andiamo là. Pasqua, ricordati che questa povera figlia tua ieri sera non ha cenato. Ma anche questo povero marito tuo non ha cenato, usciamo apposta, no? E andiamo. Au revoir, paesà. Io l'acqua me la vado a prendere. E se aspetti che vado io, stai fresca. Mamma, donna Luce, c'è Don Gioacchino, il padrone di casa, sta salendo. Me lo diceva l'aria. Vado a prendere l'acqua. No, ci vado io. Ci vado io. Lascia stare, vado io. Si sa di chi può? Voi, no. Dove? Di qua. Per di qua? Per di qua. Pippo, Gioacchino, Pippo. C'è Carlo, cane. E ha trovato noi. Ci deve scusare.
scusare, signorina, stavamo giocando a nascondarello. Ah, per far dire più ai bambini. Mimì, mi sono troppo nuda, ne? No, anzi, per carità, troppo poco. Sta benissimo, poi è la signorina piemontese. La signorina piemontese, quella che sta sotto a noi, che noi a casa ne parliamo sempre. Ma sì? Mia moglie ha una simpatia folle per lei. Lei, signor Felice, lavora sempre sotto i portici di San Carlo? Ma non si deve preoccupare, signorina, se occorre, io vengo anche a domicilio. Scrivi anche lettera a domicilio. Ma no, volevo solamente sapere se lo spettacolo in onore dello scià di Persia si fa o non si fa domani sera. Beh, credo di sì. Lo scià? Si fa, si fa. Perché queste signore napoletane mi stanno facendo diventare matta, tutte che vogliono questo cappellino, e ho lavorato tutta la notte. Così, signor Felice, appena lo mettono fuori, viene ad avvisare? Senz'altro. Magari se non può venire Felice, vengo io. Pasqua, la signorina l'incombenza l'ha data a me. Vengo io ad avvisarla. Grazie, signor Felice. Ma sai che lei è un gran simpaticone? Mi piace tanto, tanto, tanto. Non guardare. Non guardare! Ma papà, io stavo guardando la marmellata. È appunto quella. Io la posso guardare? Capisco di essere buona. La colazione? Per favore, sa, a quest'ora mi viene fame e io devo mangiare. Pasqua, hai capito? La signorina, quando viene a quest'ora, deve mangiare. O invece a qualunque ora. E poi sa, signor Felice, ancora non mi sono abituata alla vostra cucina. Alla nostra cucina? Ma come vi potete abituare? Non siamo abituati nemmeno noi. No, ma io dicevo a quella napoletana. A quella napoletana. Perché qui al sud cucina del tutto con l'olio, mentre se da noi si fa tutto con il burro. Tutto con il burro. Pasqua, hai capito? Al nord fanno tutto col burro. Tutto. Qua al sud invece noi facciamo tutto con l'olio. Consumiamo damigiane, donne. Noi l'olio lo mettiamo persino sull'insalata. Le macchie ce le facciamo con l'olio, vedete, per esempio questa è una macchia d'olio. Da loro in Piemonte le macchie le fanno col burro. No, magari questo no, però pensi che consumiamo molto nello, perché mettiamo fino al caffè e latte. Ah no, noi nel caffè e latte non mettiamo niente. Né latte né caffè. Oh sì, non ci metta niente. Ma parliamo d'altro. Ma perché? Il caffè e latte non ti piace? Sì, ma... preferiresti una bella tazza di cioccolato con brioche. Maridozzi, Maridozzi, quante volte io ho detto che la roba degli altri non si tocca. Ma signor Felice, lo lasci stare, è solamente un bambino. Ci sono anche grandi però. Tieni, caro, vai, tieni. Vai, va, vai piccolo, fatti venire in indigestione, sa, ingordo. Lo scusi. Non si preoccupi, signor Felice, è solamente un bambino. Quando sono piccolo adorano la marmellata, poi diventano grandi e non la possono più vedere. E di fatti noi non la possiamo più vedere. Ah, signor Felice! Dica, signorina! Mi raccomando quel manifesto, ne? Non si preoccupi, appena vedrò il manifesto dello scià... Ah! Cos'è stato? Una zanzara! Una grossa zanzara, ma mozzicato! Come mi dispiace, signor Felice! Allora mi raccomando, vi accompagno fuori! Arrivederla, signorina! Arrivederci, grazie, buona giornata! Arrivederla! Pasqua, la camminata in onore dello scià di Persia. Si fa, si fa. Così lo chiamano la mia montese. Peppinie, senti. Allora, tu appena vedi arrivare il primo cliente, vai subito dal pizzaiolo e ordini subito una bella pizzella, la solita. Buongiorno. Buongiorno, eccellenza. Dica. Un'informazione. Prego. Vai, vai, vai. La strada per la stazione da che parte sta? Non ho capito. La strada per la stazione, da che parte sta? Non ho capito. La strada per la stazione, dov'è? Non ho capito. La strada per la stazione, dove sta? Peppiniello, Peppiniello, un falso allarme! Ma come, dico io? Con tanta gente che sta a Napoli, lei viene proprio da me a domandarmi un'informazione per sapere dove sta la strada per la stazione. Ma cosa crede, che io sto qui per divertirmi? Sto qui a pettinare le bambole? Io l'informazione gliela posso dare, gliela posso dare anche per iscritto, le posso fare anche la pianta, ma lei me la deve pagare però. Pagare? Sì. Mi faccia il favore lei, sa? Ma vada via, sfruttatore di sangue umano! Papà, ma adesso? Lo vedi? Ci eravamo andati vicini, ci vuole pazienza, molta pazienza. Ecco, vedo, intravedo un cliente, questo dovrebbe essere un cliente, eh? Uno lo guarda che è capace per la soggezione, quello non si ferma. Non lo guarda, abbassa la testa. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Papà, posso andare? Aspetta un momento. Lei lo sa dove sta la strada per la stazione? Sì che lo so, ma chi dice la stazione? Io sono venuto perché devo scrivere una lettera. Una lettera?
Una lettera di carta, sa? E perché le lettere scrivono in porcellana. Una cosa buona. Dunque lei è ignorante. Io? Sì. Bravo, viva l'ignoranza. Tutti così dovrebbero essere. E se altri figliuoli non li mandi a scuola, per carità. Ma non i figli ne tengo. Li faccio sbozzare nell'ignoranza. Non ne tengo. Tengo però un compare nipote. E è proprio da lui che deve scrivere la lettera presente, sa? Ah, e quanti anni ha questo compare? Tene 45 anni. 45, eccola qui, questa andrà benissimo. E chi c'è scritto? No, vedi, noi le lettere le scriviamo prima, di modo che quando arriva la persona... Ma che sai, fatti miei tu? Ma non vuol dire guadagniamo tempo. Ma no, ormai sa, fermate. Guadagniamo tempo, gli andrà bene. Ma te dico di no. E te dico che sì, guadagniamo tempo, gli andrà bene. Scusi, lei mi ha detto che suo compare nipote ha 45 anni. 45 anni. Io questa lettera l'ho scritta 3 anni fa per un signore che ne aveva 42. Ma sto signore che è lo compare mio? Ma non vuol dire che andrà bene. La vuole nuova? Nuova. La vuole da capo? Proprio da capo. E scriviamola da capo. Io lo facevo per lei, lei con questa lettera economizzava. La vuole nuova? Facciamola nuova. Detti. Scrivi. Napoli. Napoli. Eccetera. 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 Caro Giuseppe compare nipote. Beh, caro Giuseppe compare nipote. Ma è compare e me è nipote. Va bene, vuole così, scriviamo così. Caro. Caro. Giuseppe. Compare nipote. Compare nipote. A Napoli sto facendo la vita dello signore. A Napoli sto. Io sto. Sto. Non esiste questo verbo. Ti piace sto? Sto. Io sto. Che furto. Mi fa scrivere sto. Santi Dio, come si fa? Lei mi fa scrivere stocio. Ma esatto, però questo vestito l'hai comprato io, eh. Stai facendo cambiare colore. Allora. Pago sempre io. Paga sempre lei. Per chi di euro quelle pizze diventano tue. Alla sera me ne vago allo Dabarene. Alla sera me ne vago. Me ne vago. Me ne vado allo Dabarene. E me ne esco quando chiode. Casta che vanno inghiostro, poi sa, eh. Quando chiodo? Si chiodono le porte, va. E santi Dio, ma come si fa? Lei mi fa scrivere chiodo, chiodo, ma che è? Che, allora, oddio. E per questo? E per questo? Mandami un poco di soldi. E che? Perché? Non tengo manco i soldi per pagare la lettera allo scrivano che mi sta scrivendo una lettera presente. E poi? E poi a tuo piacimento, metteci i saluti e punto. Ma che saluti e saluti e che punto e punto! Ma vada via, mascalzone! Mi fa perdere tempo inutilmente, chiodo, punto, stocio, chiodo! Vada via! Ma che soldi e soldi, che pizza e pizza. Mi è passato la pizza. Vieni, vai dal cavaliere e speriamo che anche oggi ci aiuti. Ma questo qua è no, una fotografia. No, no, niente fotografia. Don Pasquale, sono venuto a chiedervi un piacere. Ai vostri ordini. Dovreste consegnarmi questo biglietto in palcoscenico alla signorina Gemma. Senz'altro. Sapete, stanno provando e non fanno entrare nessuno. Voi invece... Io sono conosciutissimo. Mi raccomando, a lei personalmente. Non dubitate, vado e torno con la risposta. Vi trovo qui. Io non mi muovo. Sicuro? State tranquillo. Falino, dammi una piano all'esercizio. Va bene. Così tardi. Thank you.
Vieni, cara, vieni. Ce la facciamo? Dov'è fotografo? Comandi! È lei il fotografo? No, io non sono il fotografo, sono un aiutante. Pasquale, il fotografo è occupato. Posso fare io? Benissimo, dobbiamo farci una fotografia. Una fotografia tutti e due? Sì, tutti e due. Sposini? Sì, da due giorni. Che bellezza, da due giorni sposini. Molto carina, molto carina. Facci i miei complimenti. No, 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 ma quali complimenti? Lasci fare, sono uno che conosce la vita. Una bella fotografia. In posa, su. Allora. Pronti? Ma viene senza testa! Ma come senza testa? Facciamo in due riprese, prima la testa e poi il corpo e poi attacchiamo. Ma come in due riprese? No, 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 io voglio una fotografia regolare. Ma che scherziamo? Io lo facevo per lei, lei con questa fotografia economizzava per facilitarla. Ma che facilitarla? Ci faccio la fotografia. E va bene. Abbassato. 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 Più giù, abbassati, abbassati, abbassati. Così, ma dove siete? E dove ci ha messo lei? No? Cosina, venga su lei. Venga su, venga su, venga su, venga su, venga su. Cosino, lei vada dietro. Vada dietro, vada dietro, vada dietro, vada dietro, vada dietro. Più dietro, più dietro, più dietro. La vita ancora, va più dietro, più dietro. Ah, oh, perfetta. Ma poi ci vengo così? No. E allora scusate, ma insomma... Lei mi sciupa la fotografia. Ma che sciupa la fotografia? Io voglio una fotografia regolare. È perfetta, venga a vedere, venga a vedere. Venga a vedere, venga a vedere. Dunque, guardi, guardi bene. Lei stava così, giusto? Sì. E io invece me la abbraccerei così. E lei non vede niente. Ma com'è possibile che non vede niente? Venga a vedere. Pronto? Pronto. Ma con chi parlo? Con lo sposo. E cosa vuole lo sposo? Ma come cosa vuole? Io non vedo niente. Aspetti. Ma che accidente è successo? Era l'occhio suo. Ma che insolente! Guardate che fotografo, guardate. Vieni qui, cara, andiamo via. Ma andate via, quante aree. Roba di mano. Andate via, andate perché via. Sei buono. Io stamattina non ho fatto niente. 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 Questa povera figlia ha fame.
Hai fame, papà? Passato. Ma lascia crescere, segno di salute. Sono giornataccia. Te l'ho sempre detto che devi cambiare mestiere. Ci ho provato, mi sono messo a fare il postino. Non mi è riuscito nemmeno quello. E come si fa? Adesso che viene felice, prova a chiedergli qualcosa di soldi, no? Sì, felice. Oh, ho aiutato tante volte io a lui, può aiutare una volta lui a me, no? Questa deve essere felice. Pupè, vada prima. È Peppiniello. Peppiniello, e tuo padre dove l'hai lasciato? Io sono scappata avanti perché mi voleva prendere a calci. Ti voleva prendere a calci? I calci sono niente. Quello ti doveva ammazzare, ti doveva. Così ci toglievamo il pensiero. Ma perché? Che hai fatto? Ma niente, mi aveva dato una lettera da dare al cavaliere. Io me la sono messa in tasca insieme alla pizzetta che mi aveva dato il compare. È una lettera che si è sporcata di grasso. Sì, il cavaliere non l'ha voluta neanche leggere, me l'ha tirata appresso. E io lo sai che ti dico. È meglio che ti trovi un lavoro e te ne vai di casa, capito? Perché noi qua non ti possiamo mantenere. Ma sì, me ne vado dal compare, almeno lì qualcosa da mangiare me lo dà. Quasi quasi ci vengo anch'io dal compare. E qua non ci torno più. Poppanie, poppanie. Ma lo lasciate andare via così. Povera creatura, suo padre sono maltrattato. Voi impicciatevi degli affari vostri, queste sono cose che non vi riguardano. Ma dico io, con la debolezza che abbiamo, vogliamo sprecare le nostre energie per litigare. Questo deve essere felice. Ah, finalmente. Buongiorno, Felipe. Buongiorno, Pasquale. Noi stavamo aspettando te. Ti aspettava da me. Potevate mangiare, no? Felipe, ma che capito? Noi aspettavamo te per qualche cosa di soldi. Io da stamattina non ho combinato niente. Ti aspettava da me. Io da stamattina non ho scritto neanche una lettera. Niente. Qui si parla e non si mangia mai. Fube, porta pazienza. Finché c'è vita c'è speranza. Ah, cioè, a proposito, lo sai che ho incontrato stamattina? Il Marchesino! Che bella notizia, mi è passato l'appetito. Non si può parlare di niente con te, sa, poi questo Marchesino è un nobile napoletano. Pasqua, se non interessa niente a tua moglie, perché dovrebbe interessare a me? Ma che c'entra, si fa così per dire, no? Dovresti conoscere il padre di questo Marchesino, un donnaiolo. E a proposito di donnaiolo... Ma come ti salta in testa a te per un nastro Marchesino? Donnaiolo pezzentone! Ho visto uscire dall'appartamento della Piemontese, sa? E mo basta, capito? Basta! E basta! 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 Qui non si vive più! Questa casa è un inferno! Si mangia male il veleno! No, Pasqua, solo veleno! È permesso? Allora, Marchesino! Il Marchesino! Buonasera, un Marchesino! Che è Marchesino? La migliore! La migliore non c'è! Quella di destra! Quella di destra! Vai! Prego, Marchesino, sai come? E lei che fa, sta indietro? Marchesino, a distrazione! Venga! Marchesino! A che dobbiamo loro da oggi? Don Pasquale, sono venuto a cercarvi perché ho bisogno di voi. Voi mi dovete aiutare, è un piacere che solo voi e vostra moglie mi potete fare. Poi, posso venuto a chiedere qualcosa di soldi a noi? Beh, Samanda, questa volta mi do un cazzo! Marchesino, dimmi! Vedete, io sono innamorato di Gemma, la ballerina, e me la voglio sposare. La vuoi sposare? La vuole sposare, se la sposi. Lo so, ma i miei parenti non vogliono. La ragazza è figlia di un cuoco, un certo Gaetano Simone. Sapete quel cuoco che ha ereditato tutti i soldi del padrone? Cuoco! Che bella parola, cuoco! Certo, capisco che i vostri nobili parenti si oppongono al matrimonio. Sposare una ballerina, figlia di cuoco! Sposatemi il cuoco! Non scherziamo, felice! No, io sono serio! E io me la sposo lo stesso. Così i miei parenti dovranno accettare il fatto compiuto. Però il padre di Gemma pretende che io mi presenti a lui con tutti i miei parenti. Però. Don Pasquale, solo voi mi potete salvare. Voi dovete diventare il marchese Ottavio Favetti, mio padre. E tu? Voi, donna Concetta, la contessa del Pelo, mia zia. Concetta. Io, contessa. E poi non so se c'è qualche altro vostro amico. Il signore, per esempio, può fare il principe di Casador, mio zio. Io faccio il principe di Cassarola. Casador! No, non sono all'altezza. Non avete un parente più modesto, per esempio il cuoco? Ma che c'è il cuoco, c'è? Il sottocuoco? C'è! Il vice cuoco? C'è! No, a me voglio stare in cucina, lasciatemi in cucina. Siamo felici. Marchesi, riflettete bene. Se i vostri nobili parenti si accorgono della finzione, potrebbero darci una solenne bastonatura. E noi non siamo in condizione fisica di poter sopportare una solenne bastonatura. No, state tranquilli, andrà tutto bene. Speriamo. Pasqua!
Fuori! Pasqua! Fuori! Tirati! Fuori! Pasqua! 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 Oh! Un chiodo! Tutti i Paesi Bassi! Fuori! Sbagliamo così? Martesimo, io chi sono? Chi te può essere? Il principe di casa, dal mio zio. Ah, io? Il marchese Ottavio Favetti, mio padre. Io sono Favetti. Io sono Cassarola, Favetti non la Cassarola. E io chi sono? La contessa del telo, mia zia. No, io non sono niente. Ah, Martesimo, io ho una figlia e mica la posso lasciare a casa. Ah, aspettate, mia zia ha una figlia. Può fare mia cugina, la contessina del pelo. Mamma, che bellezza, faccio la contessina. Quello che mi raccomando... è aria di nobiltà. Non dubitate, ma a proposito, come veniamo? A piedi no, perché non ce la facciamo. Dicevo, come veniamo vestiti? Beh, potete indossare i vostri abiti della festa. Mi sa certo. Marchesino, beh, noi abbiamo Pasqua, Capodanno e Ferragosto. Tutto qua! E vabbè, vorrà dire che domani vi farò avere dei vestiti. Grazie, Marchesino. È possibile anche qualche maglia di lana? Poi la maglia non si vede. Ma non ci serve. Mi raccomando, se reciterete bene sarete anche ben ricompensati. Marchesino, ma noi verremmo mangiati prima. Nel senso, se ci dovesse venire un pochettino d'avvelito, pochettino, c'è qualche coserellino da mettere sui denti? Ma altro che, lì c'è tutto. Brodo. Pasta asciutta, e poi omelette, filetti di tacchino, fagiani, ostriche, caviari, dessert, formaggi, tè, zuppa inglese, patangeschi, le foglie, mille piedi, Pasqua, su con la vita, Marchesino lo scusi, Pasquale ha mangiato da poco, lei gli nomina tutte queste pietanze, a lui viene la nausea, scusate, Marchesino, un capo giro, mezza gli affamati, ho capito, penserò io anche a questo, ma a proposito, dobbiamo andare lontano, questo è l'indirizzo. Cavalier Gaetano Sommolone, Riviera di Chiaia 155. Allora siamo d'accordo? Donna Concetta, buongiorno. Ci vediamo domani. Arrivederci, Marchesino. Arrivederci, Marchesino. Arrivederci, Marchesino. Marchesì, scusate. Dite, dite. Una domanda. Questo signore qui che dovrebbe fare il principe di casa, non vi ha detto che è una moglie? La quale sono io? Potrei venire anch'io, non mi pare? Potrei fare la principessa. Mi dispiace, ma non è possibile. Capita! Mia zia, la principessa di casa, è gravemente ammalata, lo sanno tutti, è più di un anno che ne esce di casa. Malattia di petto, mi dispiace, ma non si può. Hai sentito? Il marchesino che è gentilissimo, se ci fosse stato un ruolo da interpretare, gentilmente te l'avrebbe proposto. La zia del marchese è gravemente ammalata. Magari va a casa e la trova anche morta. Vuoi farla morta tu? Ma vai in cucina a preparare il pranzo. Arrivederci. 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 Le maglie, Marchesino, le maglie. Le maglie non si vedono. Ma noi ci servono, sì. Ma che è stato? Io. E come ti permetti con questa debolezza rischi di mandarmi nella faccia del tempo? Ma Feli, io non ne posso più di fare questa vita, hai capito? Domani vedi quello che devi fare e vanno a spegnolare tutta la mia roba. Vammi a spegnolare tutta la roba mia! Non strillare! Che chi ci sente, chissà cosa pensa, cosa crede, che ti ho pegnorato una villa, un biroscafo, un triciclo, ma che ti ho pegnorato? Un misero anellino che mi hanno dato 100 misere lire. Ah sì? E quando ti sono servite non erano misere? Quando si vuole bene ad un uomo si fa qualunque sacrificio. Tu statti zitta, perché io te ti tengo qua. No, io parlo. Uè, ti ho detto tante volte che quando c'è tuo marito presente tu non devi interloquire. Quando c'è l'uomo lasciate parlare l'uomo. Non si capisce. Pasquale è un uomo. Perché il suo uomo? No, ma perché Pasquale è un uomo da litigare? Ah, ecco. Comunque io domani vado e ti spegnerò tutto! Bravo Felice! Al posto di farmi prestare i soldi da Pasquale! Bravo, e non scherziamo, Felice! Ma lasciatela perdere, Don Felice! Ma chi lasciatela? A te! Ma io! Ma chi? Abbiamo finito, non lo vogliamo finire! Qui non si vive più! Non si vive più! Veramente si mangia pane, Felice! No, Pasquale, solo Felice! Thank you.
della ballerina è buona. È vuoto. Grasso però. Non ci fate caso, mi succede sempre. Ti succede sempre. Caro Incenso, questo povero ragazzo è figlio di mio compare, ma è come se fosse solo al mondo. I genitori non si curano di lui. Avrebbe bisogno di guadagnarsi da mangiare lavorando. Guarda se puoi farlo prendere a servizio del tuo padrone. Ti saluta il tuo amico Michele. Come ti chiami? Peppiniello. Ah, Peppiniello. Senti un po', Peppiniello. Io adesso ci provo. Ma se il padrone dici no, bisogna che te ne vai. Dove vado? Io sto morendo di fame. E ti capisco. Facciamo una cosa. Io adesso parlo col padrone. Tu intanto mettiti là dietro, ok? Che c'è qua dentro? Il vestito da servitore che mi ha regalato Michele. Ah, un vestito da servitore. Ma facciamo una cosa, Peppiniello. Io adesso vado a fare col padrone. Però mi raccomando una cosa. Devo dire che sei mio figlio. Quindi mi devi chiamare papà. Non vi preoccupate, non mi c'è. Basta che mi fate mangiare. Poi vi amo pure mamma. Bene, andiamo. Volte i parenti di Eugenio saranno costretti ad accettare il fatto compiuto. E se si scopre l'imbroglio, ma no, vedrai, andrà tutto bene. Stare attenta, perché pare che oggi gli uomini si divertono ad ingannare le ragazze. Ma che dici, Bettina, lo sai che Eugenio è pazzo di me. Eppure quello svergognato di mio marito faceva il pazzo per me. Ma perché, Bettina, sei sposata? Sì, da 8 anni. Sposai un giovane notaio, un certo Felice Cicciamocca. È morto. Magari. Dopo 2 anni ci siamo separati. E perché, Bettina? Perché avevo una relazione con Mascalzone, io lo seppi e ci siamo divisi. Povera Bettina, chissà quanto avrei sofferto. E quando soffro, ma non per lui, credetemi, non per lui, ma per mio figlio, che lui mi portò via e non mi fece più vedere. Ma voi avete anche un bambino, Bettina? Sì. E vostro marito non l'avete più visto? Ma che? Ma meglio per lui però, meglio per lui, perché se l'incontro, ve lo giuro sul mio onore, se l'incontro io smetto di essere una donna separata per diventare vedova. Povera Bettina. Senti Peppinia, io col padrone ci ho parlato, però ho dovuto dire che sei mio figlio. Quindi, se qualcuno lo domanda, tu come rispondi? Se qualcuno me lo domanda, io rispondo Vincenzo mio padre. Bravo, se qualcuno lo domanda, tu rispondi Vincenzo è mio padre. Andiamo. C'è qualcosa per eccellenza? Sì, volevo vedere fino a che punto il secondo cameriere è addormentato. Suono e non viene mai. Dovete perdonarlo, è un pochino tondo. Ma questo ragazzino sarebbe... Peppiniello, saluta il cameriere. Servo vostra eccellenza. Dunque tu saresti il figlio di Vincenzo? Vincenzo, mio padre a me. Sì, capisci. Dunque, a questo ragazzino darò una 10 lire al mese. Ma è troppo, cameriere eccellenza. Ma no, va bene. Anzi, se farà bene, aumenterò. Grazie assai. Peppiniello, come si dice al signore? Vincenzo, mio padre a me.
Dunque fai bene attenzione, questo qui è un campanello. Se suono una volta è per chiamare la cameriera di mia figlia e tu non ti muovi. Se suono due volte è per chiamare o tuo padre oppure l'altro cameriere. Come andate, cavaliere eccellenza? Cosa vuoi? Avevi suonato due volte, no? Sono 5 mesi che suono per chiamarti e tu non ti presenti. Una volta che suono per non chiamarti, guarda caso tu sei qui. Vai via, vai, che oggi è giorno di festa e non voglio arrabbiarmi. Allora, quindi se suono due volte è per chiamare il tuo padre oppure quell'asino che hai visto. E io non mi muovo. Bravo. Se invece suono tre volte è per chiamare te e allora tu ti presenti. Non dubitate, caro eccellenza, il ragazzino è molto intelligente, vero Bettinia? Vincenzo, mio padre a me. Vincenzo, il ragazzino sarà anche intelligente, ma io non sono sordo. Sono tre volte per questo. Dovrei usarlo, è solamente il ragazzino. Cavaliere eccellenza, al cancello è arrivata una carrozza piena piena di signori. Ma saranno i nobili, i parenti del marchesino che sono venuti a conoscere mia figlia. Vai a ricevere. No, un momento, che con questa faccia quelli mi ritornano indietro. Vincenzo, vai tu e mi raccomando, un bel inchino. Al ragazzino ci penso io. Vado subito all'eccellenza. Allora, fai bene attenzione, tu vieni qui, vieni qui. Qualsiasi cosa dovesse succedere, tu non muoverti. E se mi venissi a starnutire? Trattieni, trattieni. Cavaliere eccellenza, il marchese Ottavio Favetti e suo figlio Eugenio. Oh caro, venite padre, ecco qui il cavaliere. Signor marchese, è talmente grande l'onore che mi fate oggi che quasi quasi mi pare sia un giorno festivo. Venite zia, prego zio. Cavaliere, ho l'onore di presentarvi la contessa del Pero, mia zia. La contessina del Pero, sua figlia. Molto piacere. E il principe di Casadon, mio zio. Sì, mio figlio. Basta, basta, basta. No, io volevo dire che non posso contraccambiare quello che lei. Basta, basta, basta. Egregio signore. In data odierna ci siamo degnati di venire nella sua misera casa al cospetto di lei che, sebbene vineroso, è un disgraziato e acchiappa! Sono pastore! Non hai detto di non muovermi! Ma in che razza di casa mi avete condotto? In che casa? Perdonatelo, signor principe, perdonatelo! Basta, basta, basta! Si può sapere quando posso parlare? Zio, permettete che il cavaliere vi rivolga due parole? Chi? Costui? A me? Concesso! Signor principe, io volevo solamente dirle che sono commosso. Commosso per aver conosciuto una famiglia tanto lustra e illustrata. Proprio! Ma lo vede che era meglio se stava zitto? Sediamoci. Secondo, vai a prendere i gelati, vai. Dunque, voi siete il padre della ragazza che mio figlio dice di amare tanto? Taranto. Taranto. Ah, Taranto. Precisamente, e vi assicuro che mia figlia gli donerà un amore inqualificabile, ha proprio una grande passione quella ragazza, sa? Eresia, eresia, ma quando mai si è visto che le ballerine hanno la passione? Mi faccia il piacere, buon uomo? Signor principe, sarà pur vero quello che lei dice sulle ballerine, ma io le assicuro che mia figlia... Signore, io ero un po' contrario a questo matrimonio, ma poi... Vedendo che mio figlio piangeva la mattina, piangeva il mezzogiorno, piangeva la sera, piangeva la notte... Piangeva sempre, ho detto, beh, accontentiamolo e non se ne parli più, d'altronde egli possiede 600.000 lire di rendita. 600.000 lire? Caspita, 600.000 lire! Ma cosa sono 600.000 lire? Ma li ha viste mai? In contanti, in contanti. Perché noi possediamo gli scelti, e lui lo sa. Dicevo, io ero un po' contrario a questo matrimonio, ma anche la conetessa era un po' contrario, sì. Da principio lei era un po' duretta, come dire, un po' duretta. È vero, è vero. La contessa da principio era un po' duretta. Adesso la contessa è morta. Sì. Sì. Certo, non poteva farmi piacere imparentarmi con una ballerina.
Ma poi, visto che i miei fratelli, il marchese Ottavio e il principe di Cassarola... Casador! Casador! Questa contessa, sbaglia tutti i cognomi! Visto che loro erano favorevoli e che la ragazza aveva dei buoni principi e dei migliori fini, ho trasceso anch'io. Cavaliere Eccellenza, signori nobili, i gelati sono serviti. I gelati! I gelati! Vedo che lo gradite il gelato. Noi siamo abituati a mangiare gelati. Ma non il turbo. A me piace spiruccare i gelati degli altri. Ma questa signorina Gemma, quando ce la farà vedere? Ci faccio vedere la Gemma. Ma subito. Vincenzo, vai a chiamare la signorina Gemma e pregala di raggiungerci. Subito, eccellenza. Signorina? Che c'è? I signori nobili aspettano nel salone. Ah, arrivo subito. Ecco qui Gemma, figlia fortunatissima di Eni, che ti presento la tua nobile parentela, il signor Marchese. Sono onorata, signor Marchese. Il signor Principe. Alla faccia di Cartagine e di tutti i cartaginesi. Sposta, fa che io guardi. Nipote mia, venite tra le braccia della vostra famiglia. Noi vi accoglieremo nel seno della nostra famiglia che ho poi istituito. Scusate, zio! Capisco il vostro affetto, ma adesso basta. Ma cosa vuoi capire? Tu cosa vuoi capire? Queste cose qua le possiamo capire noi, cara. Caro zio. Venite, venite. Io a questa nipote mia me la vorrei interrogare. Volentieri. Vorrei che ragguagli sul matrimonio. Au revoir à tout l'heure, monsieur, madame, au revoir à tout l'heure. Quanto è democratico, signore. Nipote mia, questa idea del matrimonio è stata proprio una bella trovata. Ma sentite, principe. E non chiamatemi principe, chiamatemi zio. Ma che zio? A me sembra che la parte dello zio la stiate facendo anche troppo bene. Oh mio Dio, ma voi sapete che è una finzione? Certo. E va bene, va bene. Lo zio è una finzione. Ma gli abbracci sono veri. Comunque, vi permetterò di abbracciarmi soltanto in presenza di mio padre. Signor Principe! Per battosto, padre! Signor Principe, accomodatevi, prego! Cari nobili, ho da farvi una proposta, ma temo che vi possiate offendere. Offendere? Fatate bene a ciò che dite! Sentiamo, sentiamo! Ecco, ho ordinato al cuoco di preparare un pranzetto speciale, ma temo che... Ma parlate, parlate, orzù! Lo dico o non lo dico? Dite, dite! E non cambiate idea, eh? Ecco, cari nobili, sarebbe per me un grandissimo onore avervi a... Averci? Averci? Parlate, parlate! A pranzo qui! Che offesa, che offesa! Noi non siamo abituati a mangiare. Non siamo abituati a mangiare con persone che non sono del nostro razzo. Tuttavia, non mi sembra il caso di rassegnarsi. Rassegnarsi è una vilità. Bisogna insistere. In fondo anche noi nobili abbiamo lo stomaco. Un cuore? E voi, contessa, cosa ne pensate? Siete farvi un piacere. E voi, principe? Oh, accettiamo, accettiamo. Accettiamo. Mi avete reso l'uomo più felice del mondo. Ma fa proprio tanto piacere che restiamo a pranzo con noi. Immensamente. E allora, se per farvi un piacere vorrà dire che resteremo anche domani. Anche dopo domani. Anche una settimana. Anche 2 settimane. Poi no, un mese. 6 mesi. Un anno. 2 anni. 2 anni, 2 anni, 3 anni. Fatto, posto. Torno subito, Vincenzo. Beh, ma squaglio da cecherei in occhio. Che voi? Ma tu, ci eravamo incamminati così bene e tu 2 anni hai spezzato. E per forza. Ma squaglio, siamo ancora giovani, 2 anni sono pochi. Scusate, cari nobili, scusate. Ci tengo a ribadire il mio grazie a voi, è un onore per me avere 4 nobili in casa mia per 2 anni. Si ricordi che i 2 anni sono rinnovati? Ma sì, sì, non c'è problema. Vado a dare disposizioni, Vincenzo! Poi il dopo questa, mangiare per 2 anni in questa casa! E io, Pasqua, io, soprattutto lontano da Luisella. Che magnificenza, che bella casa! È inutile, io sono nato per fare il signore. Si bussa, si suona, viene un servo, si ordina e io ordino.
Comandante eccellenza. Per bacco mia moglie! Non abbiate timore, la signorina vi ha raccontato tutto. Quindi mi potete fidare. Mi posso fidare? Sì. Sicuramente? Certo. Io mi fido, eh? Sì, sì. Va bene, ecco. Che felice, svergognato, ma sei tu! Non cominciamo, tu hai detto che mi potevo fidare e mi sto fidando. A questo sei ridotto, vai facendo gli imbrogli, ma mi sei capitato di nuovo fra i piedi. Non devi strillare, che chi ci sente, chissà cosa pensa, cosa crede. Che svergognato, 6 anni lontano dalla moglie, 6 anni senza incaricarsi se questa povera donna era viva o era morta, 6 anni senza fargli vedere una sola volta quella povera creatura sua, Peppiniello. Parla! Dove sta Peppiniello? Non strillare! Dimmi, Peppiniello, dove sta? Non devi! Parla! Non devi strillare! Cioè, io non posso strillare, io non posso dire chi sei, perché sennò farei del male alla signorina mia. E si capisce, faresti del male alla signorina tua, e lo vedi questo? Però lo vedi questo? Oh, signora, ma t'ammazzo! Parla! E ti? T'ammazzo! Scherzi di mano, scherzi da là! Parla! Peppiniello, dove sta? Betty, ti prego, vuoi quel contare un po' soltanto per... Parla! Basta! Lei sta parlando con il principe di casa, donna! Ah, per me può essere chi ti pare e piace, io voglio mio figlio! E io non ti conosco! Parla! Basta, Betty, basta! Se non chiamo il cameriere... e ti faccio mettere alla porta! Comandante, cavaliere eccellente! E questo che famo qua? E chi è questo bambino? Ma come ti è? Peppiniello, il nostro figlio! Peppiniello, figlio mio, Peppiniello mio, come ti sei fatto bello? Dammi un bacio! Ma voi chi siete? Io sono tua madre, la vera mamma tua! Ma che succede? Vincenzo, questo è mio figlio, non lo vedevo da 8 anni! Ma dimmi un po', come mai entro in questa casa? Vincenzo, ma parli a me! Ero venuto per dirvi che i suoi parenti la stanno aspettando per andare al teatro. Con permesso. Mi sono rimasto a barra. Ci stai vestendo.
Oh, mi raccomando, lo spettacolo di mia figlia è finito, lei è stata perfetta, ma i nobili stanno per tornare, quindi non fatemi fare brutta figura. Dunque, io direi che il principe potrebbe mettersi da quel lato, ma tu pensi che sia il caso di fare un discorso? Io direi di sì. Ma cosa potrei dire? Cosa potrei dire? Quello che hai detto lo sposalizio era così bello? Non so. Ci vorrebbe qualcosa di più nobile. Fammi pensare. Ecco, ho trovato. Brindo alla felicità di questa bella nobiltà. Evviva! Bravo. Cari signori, accomodiamoci per il caffè. Andiamoci. Lei, signor principe, non viene? No, io rimango qui. Il proverbio dice a tavola non si invecchia. Come vuole, con permesso. Scusi, giovinotto. La camera di Bettina? Ma vicina a quella di Vincenzo, no? Dove vuole che sia? Fatti un'altra risata in coppa, non ti pare lo sbatti. Signorina, lasciate che io mi giustifichi e poi fate quello che volete. Parlerete domani, quando avrete ingerito lo champagne. Lo champagne? Ma io non ho bevuto, non avete mangiato. Ah, non si direbbe impostore bugiardo. Hai ragione. Ho torto, ho mancato. Ma tutto sarebbe finito lì se tu non avessi fatto quel po' di scenata quando hai saputo dell'affare di Luisella. E che ti dovevo fare i complimenti? No. Ma capirei che è stato proprio in seguito a quella mortificazione che io decisi di non vederti più. E quando mi andaste a chiedere di nostro figlio, cosa dico vostro figlio? Sì, perché il bambino ha parlato. Il bambino mi ha detto Vincenzo, ma è padre a me. Io ve lo negai. Ve lo negai appunto perché pensavo fosse l'unico motivo per poterci un giorno riconciliare. Che bella scusa. Intanto quella povera creatura mia senza la camicia. Ma come può un padre mandare in giro suo figlio senza la camicia? Ma che ne diresti del padre del bambino che stava senza la camicia? La camicia non ce l'avrà nemmeno lui. Che bella cosa. Che schifezza. Comunque, Bettin, ma com'è che Vincenzo è il padre del mio figlio? Perché Vincenzo, per farlo assumere dal padrone, lo presentò come figlio suo. E a Peppiniello disse, chiunque ti domanda, rispondi che io sono tuo padre. Possibile. Certo. Ma allora, Bettin, se mi hai detto la verità, se non mi stai mentendo, perdonami, Bettina mia, perdona. Signor principe? Chi è? Io. Io chi? Io Vincenzo, il cameriere. Dove si è? Chiedete voi, signor principe. E mi avete ordinato di portarmi il caffè. Proprio a voi che cercavo, per dirvi che il caffè non lo voglio più, non lo voglio. Come volete, signor principe? Vincenzo. Chi è? Per piacere. Puoi spiegare al signor principe perché Peppiniello ti chiama padre? Sì, così una curiosità da nobile. Bene, signor principe. Siccome il ragazzo era stato abbandonato in mezzo a una strada, allora io, per far assumere al padrone, ho dovuto dire che il ragazzo era mio figlio. Ma io vorrei avere la soddisfazione di conoscere il padre. Conoscendo il padre? Sì, per potergli dire brutto disgraziato! Al padre! Così una carogna! Sembra al padre! Aveva forse staccato la capa! Sembra al padre! Eh già! Ma perché, Bettina, forse il principe credeva che fra me e te ci fosse qualcosa? Già, presto a poco. Ma se il principe vede. Bettina è una donna lavoratrice, onesta. Noi siamo solo tra le compagne. Capisco. Il marito no. Il marito è disgraziato e inquente. Il padre, il marito. Il marito. Con permesso, il principe. Andate, il padre, il marito. Bettina, perdonatemi. Non ti faccio arrabbiare più. Staremo a vedere. Betty, io voglio vedere a Peppiniello. No, adesso no, perché se si sveglia e ti vede con quel baffone si spaventa. Ma non lo faccio svegliare, faccio piano, gli do un bacino sull'epidermide. E va bene, andiamo. Il principe stava inginocchiato davanti a Bettina e teneva le mani e gli diceva, Bettina mia, ma allora se è così, se mi hai detto la verità. Ma quale verità? Non so, forse il principe credeva che fra me e Bettina... Ma lei stava dicendo di no. Ma il principe è sposato. Il principe è sposato, ma anche Bettina è già sposata. Bettina è sposata? Sì, Bettina ha anche un figlio. Un figlio? Già, e lo sapete chi è? E di niente. Ah, quel ragazzino. Un momento, Peppiniello non è tuo
figlio, ma il padre è il marito di Bettina. Guarda, che cosa mi doveva succedere oggi, proprio in questo giorno di festa? Senza di voi non c'è più animazione, lo so, Marchesino, lo so. Marchesino, mi vedo afflitto. Ma mio fratello il principe, come? Come? Dove sta? Cavaliere Eccellenza, la principessa di casa. Principe, vostra cognata. Ma non era gravemente ammalata? Sarà successo qualcosa di grave? Vedere. Ma così, il piano di Rassidi che qui lo buschiamo. Ma ci deve essere un equivoco. Ma squamma, che succederà? Non so, c'è un genio. Magari. Ma lei, gravemente ammalata, come mai è venuta qui? Sì, lo so. Io sono malata e non sarei dovuta uscire. Ma cosa volete? Mi sono vista sola, abbandonata da tutti. E mi sono detta, già che devo morire, assolutamente voglio morire in mezzo ai miei dilettissimi parenti. È una sbriga, io la cerco di fare presto. Lo so, poco mi curate e che aspettate con ansia la mia morte. Ma sapete come si dice? Morte desiderata non viene mai. E se aveste avuto un po' di affetto per me, avreste dovuto dire, povera principessa, che cosa farà lei sulla casa? Noi qui ci divertiamo, beviamo, mangiamo e quella povera principessa sta digiuna. Sta digiuna? Sì, signore, il medico le ha ordinato di non mangiare. Sì, mi aveva ordinato il medico, ma adesso mi sento molto meglio, ho mangiato 2 uova e 1 pezzo di pane duro per avere la forza di venire anche qua a vedere la bella sposina. E poi, perché devo parlare con mio marito il principe. Dove sta mio marito il principe? Starà in giardino. Allora andiamo in giardino. E andiamo. Andiamo, ma piano, perché sono malata. Ho la tosse, l'affanno, le convulsioni e poi sapete quando mi calmo? Quando vedo il principe. E andiamo. Andiamo a vedere il principe. E cammino. Forza, devo vedere il principe, fatemi vedere il principe. Non c'è troppi parenti. Speriamo bene, mia cara, speriamo bene. Ma quanto è bello questo figlio mio, Peppiniello! Ma come suo figlio? Ma di chi è il figlio questo Peppiniello? È il nostro, poi di tutti. Senti, il principe si sentirà disturbato se lo chiamo? Principe! Principe! Perdoni il disturbo, signor principe, ma la stanno cercando. A me? Sì. Chi? Vostra figlia? Ma no, vostra moglie. Mia moglie? E quale moglie? La principessa. La principessa, principessa? La principessa. Torno da Bettina. Ma un momento, principe, ma è gravemente ammalata. E appunto per questo, quella è contagiosa. Voi non dovevate farla entrare, è contagiosa, quella ci contagia tutti quanti, ci contagia. Principe! Eccola qua. Finalmente vi trovo, mio amato consorte. E ditemi pure voi qualche cosa e abbracciatemi. Cara moglie, ma come voi? Così gravemente ammalata siete venuta fin qui? Ma lo sapevate che potevate morire? Questa potrebbe morire da un momento all'altro e non è morta. Fratello, ma voi cosa ne pensate di questa inaspettata visita? Ci ha fatto tanto piacere. Siamo rimasti tutti meravigliati. Cari nobili, forse a questo punto è meglio che io tolga il disturbo.
Cari nobili, voi dovete parlare di cose inutili e non quel disturbante. No! Tu no! Buon uomo, prego, andate pure, voglio restare solo con mio marito e Felice. Con permesso. Ha! A quanto pare, non vi ha fatto molto piacere questa mia visitina. No, no e no! Donna Luisa, voi tutto dovevate fare, fuorché venire qua! Noi qui non ci stiamo divertendo! Noi qui ci stiamo guadagnando una minestra! E me la voglio guadagnare pure io la minestra! È finita la minestra, non c'è più minestra, non strillare! Che se ci sentono, ci cacciano! Sei, basta, io non ne posso più, io ti piango e me ne va! Oh, bes! Avete sentito? Avete sentito? Mi piante e se ne va! Mi pianti e te ne vai! Me ne vado, ma prima vedi di spegnorarmi tutta la mia roba! E quant'è questo pegno? 247 lire! E tu per 247 lire fai tante storie? Dammi 247 lire! Le avanzi! Ma come avanza? Come avanza è possibile che non trovo un povero Cristo che mi dà 247 lire e non me ne dà più? Te ne do io! Donna Bertina! Vostra moglie! Ah! 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 Allora vuol dire che le 247 lire me le date voi, perché per voi non sono niente 247 lire. E ti credo che non sono niente, perché io me le guadagno col lavoro. E sai che ti dico, donna Luisè, battere con le buone, se no te ne vai con le cattive. Io me ne vado con le cattive. E te ne vai con le cattive, sì. Ma sentite, me ne vado con le cattive. Certo, quella è la moglie. È la moglie. Se la deve prendere col marito che va facendo di questi imbrogli. No, me la devo prendere con te, che ti mettessi con una nuova ammogliata. Hai ragione. Quindi con la senza voi. A chi? Contessa, principessa. Ma quale contessa, ma quale principessa? Ma voi non avete capito che sono quattro imbroglioni morti di fame? E se Don Felice sciascia a mocca lo scrivano? E quello là è Don Pasquale il fotografo? Ma principessa? Ma chi principessa e principessa? Ma allora voi non avete veramente capito niente. Ma voi, che pezzo di battilocchio siete? Ma fatevi il piacere. Senti, io me ne vado. Ma domani, dove ti trovo le 247 lire voglio? Che se no, una botta qua di là ti apro tutto. E bravi! Questi quattro imbroglioni morti di fame. Il principe... Il marchese, la contessa e la contessina. Sciò! E la faccia vostra! E la l'ungheso! Ma lei, il marchesino, sapeva di tutto questo imbroglio? Ebbene sì, cavaliere. Sono io che ho accidentato tutto questo stratagemma, perché amo troppo vostra figlia. Sì, papà, perdonatelo. Ora sono pronta a sposarla, con il consenso di mio padre. E allora cosa devo dire? Sposatevi e che il cielo vi benedica. Cavaliere, già che vi trovate benedicendo, fateci la cortesia, benedite anche noi. Un momento, ma Bettina non è sposata? Sì, lo so, è sposata con me. Ma allora Peppiniello, di chi è figlio? È mio figlio. È nostro figlio. Guarda che faccia tosta quel ragazzino, voglio proprio vedere se si ricorda. Come andate, cavaliere eccellenza? Dimmi un po', caro. Dimmi un po' il nome di tuo padre, qual è? Vincenzo, mio padre a me. E quell'uomo lì chi sarebbe? Papà! Che ha passato tanti guai tra la miseria vera e la falsa nobiltà. Peccato, ma ero così abituato a fare il signore. Infatti, torno alla miseria, però non mi lamento. Mi basta di sapere che il pubblico è contento.